sono ritornata finalmente su YouTube dopo, è passato un bel po' di tempo, forse quasi un mese che non faccio video. L'ultimo video non so quando sia uscito onestamente, non mi ricordo, però sì, ve l'avevo già detto che sarei stata un pochino assente su YouTube perché c'avevo il matrimonio, poi sono partita per New York, poi la gente è ritornata in Italia, poi ho dovuto pulire casa, sono tornata al lavoro, è stata una settimana tremenda, quindi diciamo che non ho avuto tempo di filmare prima. Se siete nuovi qua, probabilmente siete tipo ma chi è questa tizia che sclera così male. Ciao a tutti, io sono Doina aka Maple Polyglot qua, anche su Instagram mi chiamo allo stesso modo come qua su YouTube. Se volete seguirmi anche là, lì sono molto più attiva rispetto a YouTube, soprattutto in questi momenti in cui c'hai tempo di fare foto ma non di fare video, come per esempio è successo a New York, diciamo, oppure anche il matrimonio e tutto quanto. Ovviamente si parla di Canada, il mio canale è nato come Canada, parlavo di differenze tra l'Italia e il Canada, tutte le cose che potrebbero essere utili alle persone che vogliono venire qua. E poi da un annetto a sta parte ho iniziato a parlare anche di sostenibilità. Niente, oggi questo video sarà riguardo il mio piccolo viaggio di New York. So che vi state aspettando il video del matrimonio sta arrivando, vi giuro. Sono riuscita a recuperare solo l'altro giorno i video della ragazza che ha filmato, perché è stata una mia amica a filmare, non è un video iper professionale, sarò io a editarla, però se volete vedere le foto e tutto quanto potete andare su Instagram, dove c'è sia la cartellina del matrimonio, sia le foto sul feed appunto. Quindi ce la sto facendo, solo che c'ho tanto materiale. Allora, oggi invece ho deciso di farvi questo video riguardo a New York, perché sono stata a New York subito dopo il matrimonio, ovvero il 9 di settembre, ovvero il giorno dopo il matrimonio, siamo partiti per New York. Abbiamo guidato durante la notte io e lui, siamo andati con due nostri amici che hanno dormito tutta la strada, maledetti stronzi. Quindi siamo andati a fare questo viaggio più per loro che per noi, diciamo, perché noi alla fine non siamo così lontani da New York. Io a New York non ci sono mai stata perché non sono mai stata così interessante agli Stati Uniti, onestamente, e avevo anche ragione, e abbiamo deciso di fare questo piccolo viaggetto a New York. Allora, prima di tutto farò questo video un po' simile tipo vlog, ma non proprio, nel senso che io a New York ho iniziato a fare un vlog, poi a un certo punto non ho più filmato perché il giorno dopo, il secondo giorno a New York, faceva caldissimo, stavo crepando, quindi ho filmato un po', però non ho filmato proprio tutto. Cosa ho fatto a New York? Allora, a New York sono stata solo due giorni, quindi siamo arrivati il 10 mattina presto, quindi ho fatto 10-11, poi il 12 siamo ritornati a Montreal. A New York io principalmente ero andata per una cosa, per il pop-up di Friends. Se mi seguite su Instagram, se mi seguite su Twitter, sapete benissimo che sono stata al pop-up di Friends, che vi farò vedere appunto in questo video. Quindi, per iniziare questo video vi lascerò un po' delle cose che ho filmato il primo giorno, dove parlo, faccio vedere cose, e su altre cose magari rivedrete la mia faccia che vi spiega un po' alcune cose. Ciao, belli e brutti! Arriva Riccardo, ecco, sì. Allora, oggi siamo arrivati a New York con Riccardo De Lazzaris, che ci ha detto che sarebbe stato sveglio tutta la notte, invece un cazzo, abbiamo guidato solo noi. E siamo arrivati a New York alle 5:30 del mattino, siamo partiti da Montreal tipo alle 10, una cosa simile. Io ero stanca morta, abbiamo dormito un pochino, adesso andiamo a farci un giro, andiamo a esplorare New York, cercherò di filmare. Il video del matrimonio arriverà prima o poi, ve lo prometto, sì, più o meno, non ho filmato io, non è colpa mia se non arriva presto, prima di presto. Però sto mettendo un botto di foto su Instagram, quindi se volete andate a vederle, ecco, basta, fine. E Riccardo, sì, mi dica. Qual è il tuo piano? Ma dove vai? Ma ti vesti così? No, cioè, no, devo un attimo riaggiornare l'outfit. Just a bit elegant, small, show off. Just long trousers. Ah, not okay. Short. Okay. Same color but long. Ah, no, no short. Not short. Ok. New York. Niente, lui è il mio migliore amico stiloso, cioè più o meno. L'abbiamo portato per pietà, non per altro. Più o meno. Molto stiloso. Francesca in bagno, siamo rivenuti in quattro, abbiamo una stanza a quattro, facciamo tante orge. Sì, no. Sicuramente. Thank you.
quanto pare, che è molto molto bellino, sempre nel Central Park. Stiamo... Eccolo, mio marito. Instagram o marito? Sì, sta facendo il fotografo, ma sappiamo benissimo. Tutte le foto che io ho su Instagram, per la gente che mi segue, mi chiede sempre chi è che ti fa le foto. Tutto lui, tutto. Look at these flowers. So cute. Io forse dovrei anche ricordarmi che oggi. Non l'ho mai sentita in vita mia. Il parco era molto, cioè era pulito, però il laghetto che c'era dentro il parco era sporchissimo. Infatti avevo visto delle tartarughine uscire fuori e mi si è spezzato il cuore perché quel lago era orribile. New York è una città sporchissima, onestamente, e il primo giorno che ho fatto a New York, ok, ero stanca, ero un po' sfinita, non avevo tanta voglia di girare, però onestamente Times Square è solo un blocco di cose pubblicitarie, niente di che. Central Park mi è piaciuto molto perché comunque l'abbiamo visitato tantino, quindi è stata una cosa molto molto bella, però come vi ho già detto puzzava di piscio. Poi abbiamo visto il Met, però appunto in questi giorni non avevamo tempo di andare dentro i musei, quindi li abbiamo visti solo da fuori. Io ci tornerò a New York sicuramente solo per i musei, perché non ho visto i musei, non ho visto neanche la Statua della Libertà. Però sì, siamo stati solo sulle scale del Met, diciamo quella da molto Gossip Girl. E quindi sì, il primo giorno è stato un po' così. Devo dire prima di passare al secondo giorno di quello che abbiamo fatto, il fatto che ho avuto molta difficoltà per il cibo. Tanti pensano a New York, tipo multicultural. No, gli americani mangiano merda. Io pensavo che i canadesi mangiassero merda, ma gli americani sono tipo tutta un'altra cosa. E per me, come vegetariana a New York, mi sono trovata veramente malissimo. E non avevano tante cose, o se avevano delle cose erano tutte cose fritte. Infatti a un certo punto mi è venuta un'allergia, ecco perché il secondo giorno anche non ho filmato tanto, perché avevo uno sfogo sul viso che non si vede tanto, però ce l'avevo, perché boh, forse avrò mangiato un po' di merda, non lo so. Un'altra cosa che mi sento di parlare è anche la questione zero waste, ovvero che siamo stati in un albergo dove a colazione ci servivano le cose, che c'erano solo bicchieri di plastica, piattini per i cereali di plastica, posate di plastica, una cosa inaccettabile. Infatti ho lasciato anche una review per l'hotel dicendo che questa cosa è inaccettabile, perché neanche in un bed and breakfast trovi queste cose. Cioè in un hotel che comunque aveva una, cioè era comunque un hotel grande, con tutta questa gente che viene all'hotel, se tu dai i piatti di plastica a tutti i turisti che tu hai nella tua vita, veramente si finisce malissimo. Tanti mi hanno, quando ho scritto questa cosa su Twitter, tanti hanno detto sì vabbè, ma è normalissimo, cioè se un bambino spacca la tazza. No, allora non ci siamo, non è normalissimo, è la prima volta che io vedo in un hotel servire le cose in plastica. Uno, perché sei comunque in un hotel dove comunque la gente paga, arrivano a colazione, c'è il cibo, c'è il tutto, tutto bello, poi si trovano questi bicchieri in plastica bianca per bere l'acqua, per bere il caffè. Cioè, secondo me non è un servizio decente da avere in un hotel, perché se volete risparmiare sulla persona che lava i piatti, state facendo dei grossi sbagli, onestamente, e tutta questa cosa l'ho trovata un po' patetica, perché veramente neanche nell'hotel più brutto del mondo non ho trovato una cosa del genere. Trovavo sempre comunque le cose in ceramica e in vetro. I've been invited in the vlog. Allora, oggi secondo giorno a New York. Louis, can you fucking go from my vlog? Can you go out? Ask your fans, I think they want to see me. Oggi secondo giorno a New York, andiamo a vedere il pop-up di Friends, prima di tutto, perché è principalmente per quello che sono venuta a New York, non per altro. E oggi fa più bello, perché ieri c'era nuvoloso, anche se faceva un'umidità di merda. Oggi c'è un sole e probabilmente anche un'umidità di merda. True? Cosa? Are you excited to see the Friends pop-up? Or you don't give a fuck? That's gonna be cool.
Ricky probabilmente non don't give a fuck. No. io c'ho anche la maglietta per essere tipo in tema con la salopette, tutti outfit scelti da De Lazzaris qua. Ovvio. Ecco, anche il vestito rosso di ieri era scelto da lui e oggi sono molto anni 90 con la salopette, con le robe di Friends e con scarpe comode come al solito, perché io non viaggio con scarpe di merda. E basta. Tra poco andiamo, vediamo. Allora, al matrimonio avevamo comprato queste cose per far fare le bollicine alla gente, per fare le foto belle, però avevamo dei weak ass bitch che non ci hanno fatto le bolle. Why do you have that exactly? Francesca gave. Ah. You always got me in the airplane. Because you're tall. Yeah, so what? Look, also Ricky is cut off. No, Ricky is not cut. Unagi. Oh my god. Joey? The margarita pitcher glass is the one like it's, I'm okay. Oh my god! We can go. It's the Rachel? Yes. Wow. Oh, that's so cute. Look, my love, that's the house. That's the house of Phoebe, you remember? No. No, you don't remember this. Oh, we're in Central Park. Bellissimo. L'unica cosa che non avevano ricreato l'appartamento di Rachel e di Monica, e sono un po' triste per questa cosa. È stato anche molto veloce. Ci siamo persi la porta, però sono molto sad che ci siamo persi la porta. Ci hanno regalato un ombrello. Un ombrello rosso. Cioè, c'è anche scritto cose tipo Friends, roba così. Ci hanno regalato un ombrello a caso. E è stato tutto molto bello, mi è piaciuto un sacco, onestamente. Abbiamo fatto un sacco di foto, un sacco di video, come avete visto. E niente, adesso ci dirigiamo a fare cose un po' più newyorkese. Beh. Avete visto dal video? Era bellissimo il pop-up, io sono stata felicissima, ho fatto un sacco di foto, mi è piaciuto tanto. L'unica cosa che non mi sono accorta è il fatto che c'era la porta. Cioè abbiamo fatto la porta dietro, la foto con la porta tipo dietro la porta, presa da una scena della serie, però non ho fatto la foto con la porta davanti, quindi mi sono stata un po' triste. E ovviamente ho comprato due cosine allo shop di Friends, per quanto io mi sia promessa di che non avrei comprato il calendario l'anno prossimo, perché trovo che comunque anche il calendario è una certa, sono un po' inutili nella casa, non nonostante io li usi tanto se ce l'ho in casa. Ho deciso comunque di prendere il calendario di Friends e ho preso la cornice, che è un po' la cornice che hanno loro dietro la porta, ma proprio come cornice foto. Questa è stata veramente una delle poche cose che io ho comprato in New York, perché come ben sapete non compro souvenir, non compro cose quando vado in vacanza, piuttosto compro cibo, ma siccome eravamo negli Stati Uniti tutto faceva schifo al cacchio, quindi no thank you. Poi siamo andati a visitare anche sono andata io a visitare la National Library, stranamente. Quel giorno era l'11 settembre, quindi ci eravamo ritrovati a New York, è stato stranissimo, nel giorno dell'11 settembre, e io non sono andata a visitare il posto dove c'erano una volta le Torri Gemelle. Lui e con gli altri due amici sono andati a vedere il posto,
E hanno detto che è stato molto bello, hanno fatto una specie di anche una specie di show, mettiamola così, poi hanno detto che tutto attorno era tipo pieno di fiori, poi una certa hanno sparato in cielo due luci enormi che stavano là tutta la notte proprio per come significa, cioè proprio per ricordare le Torri Gemelli. È stato strano, io non volevo andarci proprio perché non mi piace vedere posti che hanno comunque un una storia triste, è proprio una cosa che non mi va di vedere, cioè un po' come dire vado a Auschwitz, non mi va di andare a vedere Auschwitz, so già cosa significa, cioè non so cos'è successo là e non mi va, già sono andata ad Amsterdam a visitare la casa di Anna Frank e mi sono sentita molto a disagio visitando questa cosa, però vabbè, l'ho visitata perché ero ad Amsterdam, però per quando eravamo a New York non me la sono sentita, uno perché faceva tanto tanto caldo, io soffro tanto tanto il caldo, e non stavo molto bene, quindi ho deciso di chiudermi nella National Library, che è bellissima, la Public Library, scusate, la Public Library di New York è stupenda, una cosa meravigliosa, forse la cosa più bella che ho mai visto a New York è stata quella, quindi mi sono chiusa là dentro, ho fatto il giro, c'era gente che studiava dentro, ci ho detto madonna, io se dovessi studiare in un posto del genere sarei sempre qua. Ho detto madonna, se devo studiare in un posto del genere sarei tipo sempre qua, farei tipo, ci metterei la tenda. Bellissima, Public Library, c'è forse la cosa che consiglio di più a tutti. Poi ovviamente vi dico, io tornerò a New York sicuramente per i musei, tornerò sicuramente magari anche per vedere la Statua della Libertà, che cacchio ne so, perché vorrei farmela con più calma. Però in linea generale non mi è piaciuta come città, non mi è piaciuto perché è molto sporca, non mi è piaciuto perché c'è tanto inquinamento, perché ci sono un sacco di macchine, non mi è piaciuta perché a ogni angolo della città c'era il carrellino dell'hot dog, c'era tanta puzza in una città, non ho mai sentito così tanta puzza in una città, quindi sì, quando vai in un posto, da quando ho iniziato il Zero Waste, quando vai in un posto dove vedi tutto questo spreco attorno a te, ti si stringe un po' il cuore, e nel mio caso è stato così, mi sono sentita proprio no, e non mi è piaciuta tanto, nel senso non è niente di speciale, sì ok, New York un po', sai, tipo un po' il sogno americano di tutti, New York, è fica New York, a me non è piaciuta per niente, è un po' come Parigi, è stata un po' una delusione sia a Parigi, pensavo che New York sarebbe stato un pochino meglio rispetto a Parigi, però a quanto pare no, e niente, quindi sì, non posso dire sì, ok, sono stata solo due giorni, quindi adesso magari qualcuno verrà a dirmi, vabbè, ma non l'hai visitata bene, non capisci niente, però io non sono un amante delle grandi, grandi città, e New York è una città enorme, con tipo grattacieli immensi, ti senti proprio un pidocchio, e la cosa che mi ha fatto ridere è che la metro, in How I Met Your Mother c'è Lily che dice che nella metro quando parlano non si capisce un cacchio e che lei ha imparato il linguaggio della gente, del tizio che parla nella metro. E questa cosa mi ha fatto sempre ridere nella serie TV. Sono entrata nella metro, vi giuro, non si capisce nulla del tizio che ti spiega le fermate. Infatti io ero là che guardavo ogni volta dove la fermata, se la mia è fermata o meno, perché non sentivo niente. Qua a Montreal quando voi andate nella metro, cioè sentite chiaramente la fermata e poi vi fanno anche vedere proprio la fermata sul piccolo schermo. Invece là non capivo niente, ero tipo, oh mio Dio, allora questa cosa è troppo vera. Però in linea generale sicuramente è una città da vedere, per carità di Dio, c'ha delle cose belle, magari quando ritornerò, se ritornerò, magari mi piacerà di più perché magari andrò nei musei, magari farò le cose meno di fretta, magari farò anche più freschetto, quindi me la godrò di più. Però come lì in generale non posso dire che non fa neanche parte della top 10 delle migliori città che io abbia visitato. Quindi sì, questo è stato un po' un video che volevo condividere con voi più che altro per il pop-up di Friends, non tanto per New York. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se voi siete mai stati in New York, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se volete andare in New York, se per caso New York è una delle vostre mete del sogno. Non vorrei scoraggiare la gente perché magari dicono guarda sta stronza che mi dice che New York fa schifo a cacchio. Io alla fine ci sono andata perché sono anche vicina, quindi diciamo che non, almeno non è stato un viaggio che ho... almeno è stato un viaggio di cui mi sono pentita, perché alla fine sono anche abbastanza vicino a New York, quindi non posso dire oddio ho speso milioni per andare in New York e alla fine che schifo, alla fine cioè io non ho speso granché per andare in New York, quindi giustamente l'ho presa anche bene perché ho detto vabbè non ho speso tanto, va bene così, ho visto New York, ciao fine, però sicuramente ci tornerò, quindi magari se ci tornerò vi farò un update. Niente, io chiudo il video qua, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!